Ok, adesso l'audio dovrebbe andare. Sono quasi in orario, mi sorprendo di me. Ok, datemi un attimino che come sempre faccio tutte le solite robine di preparazione. Faccio anche una condivisione veloce veloce su Instagram. Ok. Ok, allora finisco di prepararmi. Buongiorno Pale, come stiamo? Tu è da un po' che non ti vedo, che non ci sentiamo. Ok, allora. Nel frattempo se mi vedi allora, la telecamera non riesco a collegarla perché sono un deficiente. Però me la sono fatta regalare per il compleanno, quindi nel senso, in teoria, entro non troppo tempo dovrei avere una videocamera che funziona un minimo. E speriamo più che altro, così almeno faccio delle live un attimo più organizzate. A parte i comandi che non vanno, tutto ok. In che senso i comandi che non vanno? Io dai, abbastanza bene, cioè nulla da lamentarmi, insomma. Ok, intanto faccio anche la storia su Instagram. Comunque sì, dai, aspetta, contestualizzami a parte i comandi, non riesco a capire niente. Doveva uscire una delle tue facce col Daniel Fermanada. Nel caso dovremmo contattare il supporto tecnico che è ste. Poi prima o poi gli scriverò. Anzi, forse passa anche in live. Allora, tanto aspetta che metto il link. Ok, colpa di ste, come sempre, sì, nel dubbio è sempre colpa di ste, cioè io la vedo così. Lol. Dai, bene che stai bene. Allora, nel senso, non so se te, forse ti sei perso le ultime live di settimana scorsa, però per farla breve cerco di fare un recap velocissimo. Spero aspetta che intanto sia connesso l'Ubisoft Connect perché ogni volta sembra una rottura di cazzo. No, ok, dovrei essere già dentro. Dicevo che l'ultima volta sostanzialmente mi si è bruciata la scheda video del computer. Quindi ho passato le ultime due live a cercare di regolarmi con la nuova arrivata, che è una scheda video un po' molto modesta, più che altro perché ovviamente non servono liquidità per prendere schede più forti. Quindi questa nuova arrivata regge bene il retro gaming, che alla fine è quello che ho sempre portato, quindi va benissimo. Tutto ok, dai che se riesco a organizzarmi con altri bastardelli ci vediamo il 16. Guarda, volentieri. Perché il 16 sarà sicuramente una bella serata. Ci saranno un po' di band, ma poi soprattutto il centrale si presta bene come locale adatto. Magari poi pensavo anche di far serata lì, quindi nel senso. Se tieni conto di dormire poco, possiamo anche divertirci. Comunque, questo è uno dei primi problemi. Ah, sì, ok, mi ricordo che aveva dei problemi. Rayman, devo sostanzialmente farlo eseguire come amministratore, me lo ricordo. Ok, adesso dovrebbe andare. Esatto. Vedi, questo è uno degli esempi dei problemi tecnici che c'erano l'altra volta. Dormo lì, beh, basta, allora dormiamo anche noi lì. Quindi direi che il problema non c'è. Ma come? Adesso non fammi bestemmiare, dai.
Ah, ho capito, perché devo aprire l'Ubisoft Connect, essere connesso all'Ubisoft Connect. Cazzi manzi, micchie fritte. Ok, ci sono. Adesso dovrebbe andare. Vediamo, Diamond.exe, esegui come amministratore. Non dovrebbe avere problemi. Crasha? Stai per crashare? Dai, lo sento. Ecco qua. Perché devo avere problemi? L'altra volta non c'erano sti problemi. Non so se sono cambiate le impostazioni, se è cambiato qualcosa. Boh. Sapete che è strano proprio allora. Ah, forse ho capito perché. Allora, fatemi fare un ultimo test perché adesso devo anche un attimo. Rayman. Allora, devo fare. Apri percorso file. Devo come sempre setappare. Vedere un attimo, io voglio 1280 e voglio in 32 bit non compressi, voglio salvare e adesso voglio eseguire come amministratore. Vediamo come va. Allora, non sono passato alla Games Week perché ho avuto il Covid, cioè proprio per farla breve breve breve. Comunque sì, era questo il modo. Bene, vediamo se hanno salvato. 22 novembre è salvato. Comunque sì, ho avuto il Covid e sono stato positivo fino a venerdì, quindi poi non ho fatto più nulla. È stata un po' un'esperienza un po' di merda, perché è la seconda volta quest'anno che me lo becco, però beh, è andata così. Ma chi ha cantato la musica? Spero di non Non ho aver rotto combinato niente. nulla. Musica? Dove sei? Musica! Dove sei? Chiudi e fammi uscire di Chiudi! qui. E fammi uscire di qui! Ho Ho sete. sete! Non so se capite, sto gioco lo conosco a memoria. Ah, nel frattempo dammi anche un feedback sul volume. Rayman, bisogna che vada a farmi curare. Sto gioco, Pale, se te lo sei perso, è un nuovo arrivato. Rayman 3 del Non 2003. arriverete mai dal corridore Grande della foresta! gioco. Realisticamente avrò finito tipo in vita mia. Tipo 10 volte, 15 volte, una roba del genere. È in assoluto uno dei miei giochi preferiti, è proprio senza ombra di dubbio. Soccorso! Audio alto to basso, va bene. Cerchiamo un attimo di regolare. Fammi vedere. Audio alto to basso, allora, audio del desktop lo abbasso leggermente. Audio del microfono lo alzo leggermente. Dovrebbe in teoria andare meglio, forse meno 8 decibel è un po' tanto, facciamo un meno 5. Anzi, un meno 4 e mezzo. Vediamo se va meglio. Dovrebbe in teoria. Poi magari faccio anche una roba un po' più analogica, mi avvicino al microfono. Proprio detto più semplicemente, dovrebbe andare meglio così. Oh, gli hoodlum hanno richiuso tutti i tizi! Non è carino. Sì, nel gioco non si capisce perché, ma devono liberare questi stronzetti che sono stati Grazie, Nasone! capiti. Guarda cosa ho sgraffignato agli hoodlum! Devo andare a spegnere il barbecue! Comunque, ah, un'altra roba per Rayman, non è il momento di travestirsi! Devo andare al dottore io! Per fare, diciamo, un recap appunto del gioco, Globox si è inghiottito un lume nero chiamato. Figa, perché non lo becchi? Grazie. Chiamato André, e devo portarlo dal dottore per farlo curare. Qua in teoria dovrebbe aprirsi una. Ok, no, devo andare più avanti, vero? Mi sto dimenticando. Cerca di non prendere cristalli così posso sfruttare doppi punti con la prossima. Tu ancora un pelo basso rispetto al gioco. Ok, forse così potrebbe andare meglio, mi dai conferma?
Dovrebbe andare un attimino meglio. Cacapopo, buongiorno. Matthew, come stai? Vedi che bravo, sono riuscito ad avviare il gioco senza di te. Rayman, questi travestimenti stanno diventando ridicoli. E neanche funzionano. Non so se hai sentito Globox che finisce quando ti si riconosce subito. Io adoro Globox, è proprio un'anima buona. Buonasera, bravo bimbo. Devo andare alla natura chiama. Una cosa che noterete in questo gioco che fa morire da ridere è che ogni volta che liberiamo questi teens rinchiusi hanno sempre una scusa per andarsene via. In questo caso Ed vi scappa da cagare. Molto simile a me. Come se adesso col Covid mi sono negativizzato venerdì. Oggi sono tornato al lavoro. È stato molto divertente. Ma io ho lavorato oggi tipo 10 ore. Però vabbè, così è la vita. E piuttosto è iniziato il nuovo lavoro che... Non mi ricordo quando è che inizia. E soprattutto com'è andato il weekend. E non dirmi solo bene, contestualizza un po', che sono curioso. Perché a me sembra che te ti sia fermato a dormire in questo posto. Correggimi se sbaglio. No, inizio giovedì, bene. Comunque più gioco a questi giochi vecchi, più mi rendo conto quanto Prince of Persia era avanti per gli anni che aveva, perché questo gioco è del 2003, è bello comunque, ha una grafica che tutto sommato è più che giocabile, perché è molto cartunesca, però è un gioco che non è assolutamente complesso come Prince of Persia. Cioè, sono andato a vedermi a Verona e ho dormito in un hotel, ma niente di che. No, io cazzo, appena ho visto che hai dormito lì mi sono detto, beh, mi sa che qualcuno ha pucciato il biscottino, invece purtroppo così non è stato, vabbè. Bella Verona almeno. Globox, muoviti o ti strappo il cuore. No. Via. Mi piace ancora, ancora. In tutto questo non si capisce perché, ma Globox si ubriaca col succo di prugna. Sonnotare, sonnotare. Michele da piccolo bestemmiamo, cioè bestemmiamo no, però mi incazzavo sempre un sacco in questo livello. Perché poi se non continui a schiacciare il tasto del salto voli giù, vedi? Fa un sacco ridere. Cazzo, perché 99%? Vaffanculo. La città non mi ha fatto male, solo che verso sera si congelava. Aspetta, qua dietro c'è qualche punto? No, c'è solo Globox. Guarda che carino. Non toccare il tuo amico! Ok, sta calmo. Beh, ora vomito. Però posso dirvi che in tutto questo in Rayman 3 hanno dei doppiaggi che secondo me sono molto belli. Cioè, comunque la voce di Globox è oggettivamente bella e ci sta non per il personaggio. Non toccare il tuo amico! Bene, adesso per esserci un filmato. Oh, mi dai da bere! No, stavo parlando. E non so se è lontano ancora il dottore. Comunque questo gioco una volta che impari a fare i colpi laterali sei io, c'è poco da dire. Che cazzo è? Vi faccio notare i cartelli dove siamo marchiati io e Globox, mamma mia. Sì, è un alcolizzato, mi piace, esatto. Ma più che alcolizzato è un alcolizzato per necessità, perché è il lume nero che ha inghiottito che lo obbliga a bere.
Non capisco però perché si ubriaca, probabilmente troppi zuccheri. Ah, nel frattempo noterete che vado sempre a prendere punti quando sono, come dire, con un potere attivo, in questo caso il potere verde, perché ogni volta che ho un potere attivo di qualsiasi tipo i miei punti valgono il doppio. Quindi ovviamente faccio scorpacciata di punti solamente in questi momenti. Dovrebbe esserci, anche se non sbaglio, un gechino da vedere. Forse qua sotto, eccolo. Come dicevo, sto gioco lo conosco a un po' a memoria. Ripeto, sarà davvero la decima volta che lo finisco. Però è in assoluto uno dei miei giochi preferiti, se non il mio preferito in assoluto. Perché comunque ha questa comicità che apprezzo perché è a diversi layer, passatemi il termine. In questi primi livelli non si nota ancora, però è un gioco che è pensato sostanzialmente per giocare tra genitore e figlio, sostanzialmente. Quindi fanno un sacco di battute da adulti che in teoria solamente gli adulti capiscono. Quindi più ci gioco, più lo apprezzo. E poi ripeto, bisogna anche contestualizzare l'età. Il gioco del 2003, se lo confrontate a un gioco dello stesso anno, tipo Tomb Raider Angel of Darkness, questo qua è fatto decisamente meglio. Assolutamente. Bene. Grande gioco. Ah, Star Platinum non l'avevo visto. Che cazzo è, scusami? Ah, bastardi. Stavo giocando Resident Evil e qualcuno in Rayman ha urlato e mi sono cagato perché pensavo un nemico mi attaccasse da dietro. Che dire, baby. Sono contento che ti sei collegato, insomma. Comunque, giusto per fare un recap, aspetta un attimo, perché Globox deve fare ancora vaporizzato. Ehi, Rayman! Guarda, volo! È divertente! È un po' un modo che hanno per mandare via... LOL. Per mandare via sto personaggio quando non serve più. Come tutti gli altri! Sempre molto ridere. Comunque vi faccio notare che io posso sfondare le porte solamente quando ho super potere rosso. Quindi adesso devo andare anche veloce perché il potere rosso dura molto di meno rispetto a quello verde. Ci sono 5 poteri nel gioco che non vi spoilererò. Per ora sono 2. Devo correre che voglio sfondare quella porta lì. Lo libero dopo perché sto stronzo mi dà un cristallo verde che vale un sacco di punti. E se lo prendo mentre sono con la lattina verde mi vale il doppio. Devo andare a chiudere il gas! No, in realtà non è una comicità. Cioè, non ho presente la coppia di mafiosi di giù per il tubo. Però è una comicità che apprezzo perché è proprio spensierata, passami il termine. Uno di quei giochi che voglio di giocare quando... Mi voglio tirare su di morale, passami il termine. Voglio ridere sinceramente. È un po' quella serenità che mi piace proprio. Sarà forse un po' bambinesca, vabbè. Sono fatto così. Tipo, tutti sti punti io non li piglio. Perché se non sbaglio... Quello più avanti mi darà una lattina che dura un sacco di tempo. La famosa lattina blu. Niente spoiler su cosa fa. E così posso fare un sacco di punti. Più punti fai, più la tua percentuale di gioco si avvicina al 100%, per farla bene. Bravo. Fai una doccia così mentre sei nudo pensi a me. Devo andare a finire nel yogurt. Che cazzo vuol dire andare a finire nel yogurt?
lol. Questo qua è il potere in assoluto che dura di più, dura un sacco di tempo e attiva sempre il moltiplicatore per 2, quindi come potete immaginare per fare punti è un po' cassano. Potrebbe esserci, mi sa, un animaletto che ho spaventato. Questo è interessante. Ma affanculo. Ecco, la telecamera di Rayman non è proprio la cosa più comoda in assoluto, devo ammettere. È già sparito. Giù, perché qua se non sbaglio ci dovrebbero essere dei punti. Qua spunto un tipo e va bene. Boh, non mi fate più. Come sta la gatta? Io sono il gatto. No dai, sto bene. Grazie a stato avermi chiesto. Comunque, come dicevo su Discord, al mio compleanno dovrebbe arrivarmi una nuova videocamera, così almeno la smetto di filmarmi senza guardarmi. Cioè, scusa, di fare le live senza avere la videocamera accesa. Solo per voi, eh. Inizio live, come stavi? Ah, ok, l'hai sentito e non mi hai risposto subito. Beh, sono fusissimo. Allora, aspettate che là c'è un gecchino che vale il doppio dei punti. Adesso lo sono la vita blu. Poi mi piace un sacco il concetto di questa foresta. La foresta che ha la foglia. Qua, se non sbaglio, devo camminare, perché c'è tipo un animaletto che mi dà 250 punti se non lo sveglio. Lui. Eccolo Globox, sto sconcetto. Rotto di glu! Non mi ricordo più dove ho parcheggiato la macchina. Perché non mia? Non so perché c'è la barra spaziatrice che sta facendo capricci. Tipo non mi fa l'elicottero. Ok. C'erano dei punti che mi stavo scordando. Ok, adesso va. Ma affanculo. Dai, Rayman. Ok. Ah! Dimmi, allora aspetta, a me faceva strano il fatto che Rayman non avesse le gambe né braccia, ma solo mani e piedi fluttuanti. Non so perché l'abbiano fatto così, dammi delle delucidazioni. Te lo spiego molto semplicemente. Il primo Rayman del 1995, dello stesso anno di nascita del buon Stefano Bambra. E animare, come dire, animare i gomiti e le ginocchia era una cosa abbastanza dispendiosa. Quindi hanno scelto di non farlo per rendere più facile il modello. Infatti, se te noti, il primo Tomb Raider, che è dello stesso, no, del 96, non ha tipo le ginocchia, ma le gambe di Lara sono praticamente due parallelepipedi. Ma vaffanculo, ce l'avevo fatta. Qua fa sempre un po' di capricci. Ma perché non salta bene sto stronzo? Dai, Rayman. O meglio, più che non salta, non si capisce perché, ma... Facciamo così, metto l'inquadratura giusta. Ok, affanculo. Se non sbaglio, qua dovrebbe esserci tipo un mostriciattolo che mi dà la lattina rossa che mi permette di avere il doppio dei punti. Quindi io li ammazzo solo quando... sono modalità rossa.
Anche perché faccio molto più danno. E soprattutto il pugno rosso non è parabile. Visto? Fatemelo evitare. Vabbè. Dovrei aver finito. Ma vaffanculo, andare ancora indietro. Lo so bene, ci ho giocato 16 ore a Tomb Raider 1. Esatto. Quindi questa è la spiegazione perché Rayman non c'ha le braccia. E poi in realtà hanno fatto proprio il suo punto forte, perché i suoi attacchi sono il braccio che si stacca e ritorna indietro, quindi... Alla fine è un design che è rimasto. Il problema di Rayman, che era la mascotte della Ubisoft, è un po' come dire Mario per la Nintendo. E non si capisce perché la Ubisoft ha smesso completamente di cagarlo. Forse perché il target era troppo basso, tendenzialmente, quando... Ripeto, non sono d'accordo perché... Questo gioco è pieno di doppi sensi che in teoria solo un adulto capisce. E quindi hanno deciso di abbandonare questo personaggio, purtroppo. Cioè, la Ubisoft se ne è completamente dimenticato. L'autore per di più di Rayman si chiama Michel Ancel, se non sbaglio. Sì, sono abbastanza convinto. E... non c'è molto da dire su di lui. Ha lavorato ai tutti e tre Rayman. Poi doveva fare nel 2006 Rayman 4, solo che la Ubisoft gli ha buttato il progetto. Anche qua non chiedetemi perché. È veramente incantevole. E hanno fatto diventare Rayman 4 in Rayman Revenge Rabbit, una roba del genere. E poi i Rabbit di Rayman, che alla fine sono la versione della Ubisoft dei Minions, secondo me. Sono diventati la mascotte della Ubisoft. Cioè hanno deciso di prendere dei conigli rincoglioniti al posto di... Ah, la prugna è abbastanza tipico nel gioco di Rayman. In Rayman 1 le animavano sempre. Erano troppo concentrati a cagare il cazzo a Desire. A Desilè. Comunque sì, la Ubisoft ogni tanto se ne esce con queste cose. Rayman completamente bocciato. Un po' così. Il che è un peccato, perché in tanti chiedono Rayman 4, un vero Rayman in 3D. Perché poi nel 2011 e nel 2013 hanno fatto altri due capitoli di Rayman, ma sono tutti platform 2D che a me non piacciono. Oh, nuova lattina. Allora, basta con questi travestimenti. Dobbiamo andare dal dottore. Senti, Globox, beccati sta cosa in bocca. Questo è un livello segreto. Spoiler. Sbagliato. Mi piace. Quello che mi sta sfottendo, Andrea, che è un nero inghiottito da Globox, giusto per contestualizzare. Oh, finalmente! Ti sei divertito? Possiamo andare? Comunque sì, è un peccato perché Rayman è andato nel dimenticatoio. Per di più mi ero visto un video intervista del progetto Rayman 4 e di come mai appunto è stato buttato. Però per farla breve, Rayman 4 non ha mai visto luce ed è stato sostituito da quei conigli di merda, perché nel 2006 è anche l'anno di uscita della Wii. Non so se vi ricordate. Quindi sostanzialmente a metà opera di Rayman 4 finalmente i capi della Ubisoft per farla breve hanno deciso di buttare il progetto, perché volevano fare dei party games per poter sfruttare appunto l'uscita della Nintendo Wii. Però ciò ha decretato appunto la fine di Rayman, anche perché la Wii è morta abbastanza velocemente, mentre a quanto pare questo gioco qua per il PC del 2003 è tutto autorizzato. Questo è giusto per dire.
Comunque anche io decido di tornare alla mia infanzia, ho preso la trilogia Lego di Batman. Tanta roba. Allora, qua dovrebbe esserci, se non sbaglio, l'animaletto che dorme. Quindi devo camminare verso di lui per non fare casino e pigliare il doppio dei colpi. Okay. Comunque sì, tutti questi giochi sono stati buttati nel cesso per via di interessi economici. Ovviamente, cioè le aziende vogliono fatturare, però a discapito della qualità, purtroppo. Anche perché la Wii, cioè... Veramente, la Wii sì che è da bambini, cazzo. Non ho mai fatto dei giochi seri per la Wii. Solo party games. Bella appunto. Tecnologia, non c'è che dire. Ma che serve? Allora, se non sbaglio, dovrebbe esserci tipo un geco lì, esatto. Sono perfetti, sono andato in tutte le età anche da adulto in certo modo, lo puoi fare con qualsiasi cosa, non sono troppo difficili per giocare in coppia. Questo è bello, allora, io di per sé non sono amante dei giochi in coppia, perché boh, io i videogiochi li ho sempre visti come una cosa molto personale, cioè poi ovviamente va, passami il termine, a gusti. Qua se non sbaglio dovrebbe esserci, no non è qui, eccolo, è lì. Devo liberare un Teens. Per di più Teens libero, più mi aumenta la vita, svedete. La vita massima. Devo andare a controllare la scatola dei guanti. Che cazzo vuol dire andare a controllare la scatola dei guanti? Dai, farlo morire. Allora, in realtà vorrei... Allora, vorrei prendere... Qua non so se tra poco scompare, ho paura di sì. Volevo prendere la lattina. Ok, per avere il doppio dei punti. Brutto di lui! Non mi ricordo più dove ho preso. Ho fatto il tempo, cazzo, vabbè. Qua se non sbaglio esatto c'è l'animaletto di merda che dorme, quindi evito di svegliarlo. E me lo sono beccato con il superpotere, quindi mi sono fatto anche il doppio dei punti. Bravo me. Comunque le musiche mi piacciono un sacco. Non fatemi andare su tutte le furie! Carlops, dai, non fai neanche un'altra mosca. Volevo ammazzare, fare più punti possibili mentre sono con...
Sì, in teoria questa cosa la sblocco quando avrò una lattina rossa, quindi prenderò i punti dopo. Bene, allora, se non sbaglio dovrebbe esserci, esatto, una leva da qualche parte, che non mi ricordo più. Allora, là c'è il gecchino che non voglio risvegliare. La leva, se non sbaglio, esatto, ho capito dov'è, non ricordo adesso. Devo fare il percorso di corda. Disattivare sta leva. E ci siamo. Ok. Sono partite le pubblicità da 130 anni. Ma io ho notato ultimamente che più che su Twitch, su YouTube sono aumentati in una maniera spaventosa, cioè danno davvero fastidio. Devo andare a controllare la scatola dei guanti. Ecco qua, ad esempio, non ho mai capito perché fanno ripartire il filmato. No, questo gioco sono un pro, cioè me ne rendo conto. Sto gioco, cioè, ripeto, ci ho giocato più di 10 volte, sono sicuro. Ci ho giocato, allora, tendenzialmente da quando sono diventato grandino, una volta all'anno, sicuro. Una volta all'anno, sicuro. L'ho preso nel 2003 quando era uscito, mi ricordo anche il giorno. Ero forte nei marmi con i miei genitori. Mi ricordo che avevo obbligato i miei a prenderlo, cioè mio papà a prenderlo. E non lo so, mi era innamorato la copertina. Io ho iniziato a giocare dal 3, non ho iniziato da, come dire. Per demenza, non so se mi hai giocato a Borderlands, ma i miei amici sono scemi tanto quelli di Rayman. Borderlands non ci ho mai giocato, ero contentato di prenderlo su Stadia perché c'era una volta, un giorno c'era un'offerta tipo Borderlands 3 Ultimate Edition a 10€, che è una roba che te lo tiravano dietro. Solo che poi non l'ho mai preso perché ho sempre visto uno sparatutto e non è che sono proprio uno dei più grandi amanti di sparatutto. Cioè, ma in realtà di per sé non mi piacciono quasi, non è davvero dire. Comunque, non so se avete sentito, mi diceva di andare a fare dei centrini. Vediamo quanto ho fatto. Secondo me non ho fatto il 100%. E invece sì, bene, dai. E vorrei... Allora, Borderlands mi ha sempre ispirato per la grafica, perché è una grafica cartunesca che adoro. Rayman, laggiù! È lo studio del guaritore! Ci siamo! Visto? Lo studio del guaritore, ci siamo. Dazzone! Boh, non mi ha spiegato il perché. Minchia, regà, qua cosa ci aspetta? Il primo boss. Rayman 3 è pieno di boss. Globox, andiamo. Ecco. Guarda, cosa ti aspetta? Globox si è spaventato. Qua mi ricordo che morivo da ridere perché tipo, adesso andiamo se rompe la quarta parete. Nel manuale dicono che sei il mio migliore amico. Qua rompe la quarta parete ancora. Oh, datemi un martello. Insomma, io non sono un interruttore. Fermo! Nel manuale dicono che sei il mio migliore amico. E è tutto spaventato. C'era un punto. E poi non è vero che sono un fifone. No. Aspetta, dovrei arrivare al punto in cui tipo piange urlando. Sono un videogioco, sono un videogioco. Immagino il doppiatore che si è andato a fare questa cosa. Ah sì, perché poi se lo colpisco lui si incazza perché c'è il moscino che c'è dentro, mi odia. O meglio, l'um nero, per usare un termine tecnico. Dai, Globox, di la frase, rompi la quarta parete.
Vabbè, facciamo che combatto contro il boss un pochino, poi torno a trovarlo. Ecco, una cosa che io ho sempre adorato di Rayman è questo disordine ordinato. Cioè, tipo, guardate la grafica del... di questo macchinario. Cioè, è letteralmente un... cioè, tipo, sono queste piastre tutte messe male, tutte arruffate un po' calzo, però il macchinario funziona. Come ad esempio, per esempio, vedete qua tipo il legno che è tutto non dritto, sta roba così. È uno stile che mi è sempre piaciuto un sacco, io lo chiamo disordine ordinato. Andiamo a vedere un attimo se Globox si è spaventato. Aia, brutto di grotto! Attento, Rayman, sono incinto! Sono incinto. Devo ancora piegarmi? Attento, Rayman, sono incinto! Comunque faccio notare la musica di sottofondo che fa morire. Ma perché la musica del boss è una base rap? Perché hanno una fantasia della Madonna a inventare le musiche di questo gioco. Ah, un'altra cosa, notate l'animale che c'è sul cartello Wanted là in fondo, eh? Dovete ricordarvelo perché è una roba che vedremo alla fine del gioco. E diciamo che dovete memorizzarvelo. Cazzo, ho sbagliato. Beh, è abbastanza palese cosa devo fare per ucciderlo, eh. Vedete che lo faccio avvicinare lontano dalla lattina. Via. Beccati sta coccola al cacao, tesoro. Ah! E si incazza. Il segreto in questo caso è quello di farlo avvicinare il più possibile a te, per poter così pigliare la lattina prima di lui. Ecco, spam. Vaffanculo, ho sbagliato la mira. Dai, tesoro. Ma ti ha colpito, ma vaffanculo. Ok. Dai, lo colpisco. È uno stronzo. Perché scappa. Ok, adesso non devo prendere subito la lattina. Aspetta che si avvicini. Oh. Dai, adesso colpisco. Ah, fanculo. Un altro colpo è morto, quindi andiamo a trovare Globox. Perché voglio capire se dice la frase sul videogioco. Mi dispiace tanto. Perché sei triste? È solo un videogioco. È solo un videogioco. Ecco, mi uccide ogni volta. È infido sto boss, sì. Però appunto, notate sempre questo stile di disordine ordinato, soprattutto tipo per come è fatto la grafica di sto coso qua. È uno stile che è tipico di Rayman e io lo adoro. Perché tipo sostanzialmente mi fa sempre pensare tipo a un qualcosa che in teoria non dovrebbe funzionare ma funziona bene, che io adoro. Oh! Adesso cosa succede di bello? E giustamente lo siamo anche noi. Qua sto zitto perché c'è un commentario che mi fa morire da ridere. Sì, posso uscire dalla boss fight come voglio. Bene, siamo collegati con l'arena di Chiaravoglia, dove Rayman si appresta a saldare il conto con gli Udlum. Qua il problema non è ucciderli, è fare più...
più combo possibili. Ora si fa evidente la totale mancanza di organizzazione degli Udlum. Poi mi fa ridere sempre il rumore di scoreggia quando li colpisce. Ho fatto il massimo dei punti combo, posso notare. Se non riesco a girare bene è un casino. Avevo dritto. L'ultimo. Sì! Straordinario, ragazzi! Sai cosa sarebbe bello? Il Ratchet & Clank con i più vecchi. Commentatore sportivo. Esatto. Comunque ecco, questo è lo stile che intendo, vedete? Tutto così disordinato. E questo qua invece è il cartello Wanted che volevo farvi notare. Tenetelo a mente. Che è un po' in giro, tipo anche qua. Qua c'è una storia bella. Sostanzialmente, durante lo sviluppo di Rayman 3, in teoria lui doveva essere il boss che avremmo affrontato in questa arena. Solo che era risultato troppo difficile da animare e hanno deciso di toglierlo. Questo è un limite tecnologico dell'anno. Questa cosa la so perché appunto mi sono visto tutto il documentary dove spiegavano ste robe. Quindi queste qua sono tutti i retroscena che mi diverto a fare. Bene, adesso in teoria... Non toccare il tuo amico! Dovremmo andare dal dottore. Rayman, hai visto? Non ho quasi avuto paura. Minchia, grande. Sì! E quasi non te la sei fatta addosso! Che schifo! Bene, andiamo dal dottore. Minchia, 100%! GG! Bravo me! Però non ho fatto ancora così tanti punti. Per di più, altro fun fact di questo gioco. Quando finisci la partita, sostanzialmente ti forniscono un codice dove partecipa a una classifica mondiale di chi ha fatto i punteggi più alti di Rayman. Secondo voi io sono un pro? Bene, io sono tipo il millesimo, una roba del genere. Cioè, non so la gente come fa ad arrivare prima, cioè... Perché ovviamente di per sé il gioco da finire non è difficile, è tutta una questione di come beccare i punti, che non so come cazzo si fanno. Cioè tipo devi sfruttare molto bene la modalità combo, che è quella che vedete adesso. Presto, Rayman, devo andare a farmi curare. Me faceva sempre ridere qua perché faceva il pazzo. Ecco, un altro fun fact: in ogni gioco di Rayman 3, ogni stanza dei dottori, che non vi dico quanti sono, hanno sempre una stanza segreta. In questo caso la stanza segreta è qui, perché uno qua quando entra non vede la stanza. Cioè, noi siamo entrando qua dentro. In questo gioco praticamente sfruttano tanto l'inquadratura in terza persona automatica per nasconderti volontariamente queste stanze segrete che ti danno sostanzialmente dei punti extra. Vedete, nulla di che. Però queste cose le so, giocandoci per tanti anni, le ho scoperte molte io da solo, ma molte sono dovuto andarmene a cercare nei forum. Esatto. Comunque sì, niente, adesso che abbiamo... Cioè, praticamente, niente, questa è la stanza segreta e mi ha fatto più punti del normale. Bene, adesso sto zitto che vi faccio godere questo filmato.
Meraviglioso. Questa è la comicità che io adoro. Pine, pine, fettiamo che sappiamo che vi. Permette? Oh, capisco. Anche Tito, un lum nero. Dovremo ricorrere a misure drastiche. Mm-hmm. Attenzione, è una, è due, è tre. Ecco, lui dentro ovviamente non vuole uscire. Ah, è resistente. Timo che il suo problema sia più grave del previsto. Fite, il lumiero si è rifugiato nella fistola attraversando il rene su una costola fluttuante. Dovrà consultare uno specialista del ventre. Ne conosco uno molto bravo che vive nella landa dei morti lifidi. E ora la lascio. È necessario che fate pulire i miei strumenti. La saluto. A Auf Wiedersehen! Allora, allora, aspetta, fatemi un attimo leggere prima che vi parto qua. Allora, DCS cosa? DCS tutto bene, cioè nel senso... Stiamo componendo un po' di musica nuova e spero di farvi sentire il prima possibile. Ci mettiamo un po' principalmente sia perché non è che ci possiamo dedicare troppo tempo, cioè tutti lavorano comunque, e anche perché comunque deve raccogliere un po' di soldi per registrare. Cioè fare un CD comunque mediamente tra video e quant'altro costa più o meno 5.000 euro tra una roba e l'altra, quindi io di solito raccolgo 50 euro al mese a testa a membro. Certo, poi ovviamente abbiamo dei soldi indietro e come dire, non è che ci mettiamo anni a raccogliere tutti quei soldi, però ecco, almeno un annetto ci vuole. Soltanto soprattutto che io non ho uno stipendio. Comunque sono caduto apposta perché mi sono perso dei cristalli gialli nel fondo. Comunque mi ha sempre fatto ridere queste discoteche di passaggio. Bene, perché mi ero perso quel blocco di cristalli. Ti tengo! Vado ad andare dritto, andando a girare a sinistra. Dritto. Ma così mi sono perso i cristalli, vaffanculo. Bene, che sono modalità combo. Comunque faccio notare la quantità di musica che c'è in questo gioco. Siamo solo all'inizio, da quante canzoni vanno sentite. Fanculo, potevo prendere quei cristalli rossi. Ok, devo cercare di non cadere prima nella modalità combo. Bene, bene, bene.
dritto così prendo i cristalli centrali. Ok, poi non ho fatto il 100%. E invece sì, okay. Legato. I cristalli, aspettate un attimo. Razza di guardone, è una vergogna. Ha cagato il cristallo. Ecco cosa sono i cristalli, merda. Non ne voglio sapere. Andate a fare le vostre porcherie altrove. Allora, i cristalli comunque non servono a niente. Sostanzialmente servono per fare più punti a livello. Vi faccio vedere, adesso sono in questo nuovo livello chiamato la pozza di fango. Prima ero nella foresta di Chiarafoglia e c'ho la rana che sorride. Quindi vuol dire che ho fatto un buon punteggio e ho liberato tutti i teens. Ho fatto 10 su 10. Stessa cosa nel livello dietro. Ora, come vi dicevo, quando finisci il gioco ricevi un codice seriale in cui se ne metti su un sito della Ubisoft partecipi a una classifica mondiale. Essenzialmente fanno gara le persone sul fare più punti. Te diventi pro non a finire il gioco, ma ad avere più punti in assoluto. Per di più, più punti alti fai, più riesci ad accedere a dei livelli nascosti nel gioco, che sono delle robe molto interessanti. Adesso non vorrei fare spoiler, non so se dirlo pure no, ma contando che non so quanto durerà la live lo dirò. Nell'ultimo livello, se te fai un punteggio molto alto sopra la media, sono in grado di farlo, quindi penso di farvelo vedere, si accede a una stanza nascosta dei progetti scartati. È una stanza dove sostanzialmente hanno animato, solamente in maniera ferma, standard, in classica T-pose, passatemi il termine, degli animali che volevano inserire nel gioco, che però non hanno potuto fare per un limite tecnologico, tra cui quel mostro che vi dicevo. Quindi è questo che servono i punti, se vuoi entrare proprio, se vuoi giocare in maniera competitiva, insomma. Comunque, purtroppo Doom Eternal non ci ho giocato, ci ho provato a giocare, però ecco, Doom Eternal è uno stile di gioco che a me non piace. Ognuno ha le sue, io, questa è la mia, purtroppo. Ma Doom Eternal non piace. Nuova lattina gialla. Cosa fa la lattina gialla? Ti dà la capacità del volo, ma per pochissimo tempo. Notate quanto va via la sbarra. Alla fine ogni singolo, come dire, superpotere ha un tempo preciso. La lattina gialla è quella che dura di meno. Quella che dura di più è la lattina blu. Perché alla fine questa lattina gialla non serve altro che farti fare super salti, cioè questa è la versione. Poi non so se avete giocato a Rayman 2. In Rayman 2 non esistono le lattine, ma esistono tipo le correnti di vento. E se te ti mettevi a fare l'elicottero con i capelli in una corrente di vento, volavi. Comunque, beh, ecco, sarebbe per andare così, vedete. Tutto qua. Meraviglioso. Nell'acqua non posso cadere perché ho i piranha, non so se l'avete notato. Anzi, adesso cadrò. Anzi no, faccio vedere se cado. C'è piranha che mi tolgono la vita. Non capisco quanto caga, ben due bagni. Bene, abbiamo completato un set di teens liberati. Devo andare a abbiamo finito. Sì, è Star, lo so che sei innamorato di Doom Eternal. Hai 50 ore di Eternal e una trentina di Doom. Aggiungici non so quale ore del Doom 93 con Brutal Doom. È un po' un gusto, a me Doom Eternal non piace perché non ha una storia vera. Cioè, nel senso, io ho giocato Doom 2016. A Doom Eternal l'ho giocato all'inizio, però non è che ha questa grande lore. In realtà neanche questo Rayman 3, però non so, intrattiene molto di più. Cioè, per mio gusto, Doom Eternal è più per il gioco competitivo.
sentito. Ecco, io ho giocato a Quake allora, 4. Ma che cos'hai? Hai paura delle donne? Questo è un altro boss. Vieni a cercarmi se sei un uomo. Praticamente questo boss si batte lanciandogli la pozione addosso. Dimmi, quant'è che non vedi una vera donna? Ah sì, in tutto questo sta qua è pervertita. Allora, quando in modalità strega non posso colpirla, devo solo evitarla. Tipo così. E devo stare attento che mi lancia la pozione addosso. Vedete? Io devo sostanzialmente lanciare la pozione addosso prima che la lanci a me. Così la trasformo in rana e posso colpirla. Se colpisce me, mi trasforma me in rana. Adesso mi faccio colpire apposta, così vedete com'è. Anche perché penso che questo boss riesco a batterlo senza farmi neanche fare un danno. Dai, faccio colpire apposta. No, mi ha mancato. Ok. Vedete che sono una rana. Devo scappare da lei. Io non so se sentite di fondo quello che lei dice, perché è abbastanza arrapata. Capisco che vivere in una palude non deve essere proprio... Sì, che sai cosa vuoi. È questo che dico che la comicità, tra virgolette, celata per gli adulti. Io da piccolo non ci pensavo, però... La qua vale un cazzo, altro che... Vuole il cazzo, assolutamente. Ecco, tipo, sta cosa non ho mai capito, fa tipo meditazione. Vabbè, passiamo tempo a recuperare tutti i cristalli. Ora che sono la tua merce, scommetto che da vigliacco approfitterai di me, no? Non so se avete sentito, ma ha detto, adesso che sono la tua merce, scommetto che da vigliacco approfitterai di me. Non male per un gioco dai 3 anni in su. Io non capisco come ha fatto avere questo rating. Ci sono certi giochi da cazzoni che mettono tipo minimo 16 anni, tipo Naruto. Come è da 12 anni probabilmente. Come videogioco intendo, eh. E questo qua 3 anni in più, mentre sta qua vuole Ucaz. Esatto, sono le battute che un adulto capisce, il bambino no. Infatti questo che apprezzo di sto gioco. Comunque, io da piccolo qua passavo un sacco di tempo perché non sapevo come cazzo andare avanti. Poi ho scoperto che sostanzialmente devo buttarmi nello specchio. Sono qui! Sentite Globus che chiama. Rayman! Entrare nel suo specchio magico. Bam! Qua non ho fatto il massimo dei punti. 88. Peccato. E esco dalla sua pozza. Wanted. Mi hanno sempre ucciso le persone così su trampoli. Loro le puoi sconfiggere solamente avendo la lattina verde che attira i vortici. Mentre lui lo sconfiggete solamente... Non lo faccio quando c'ho la lattina attivata, così faccio il doppio dei punti. Esatto. Fate un po'... Bam! Lui è morto. Qua mi sto facendo il doppio dei punti. È buona. Devo andare a raccontare una storiella venerdì. Devo andare a raccontare una storiella venerdì. Sì, il gioco prende ambientazione di venerdì. Perché io e mio amico ci siamo fatti tutti i film della DreamWorks Animation dove è uscita. Non ho capito, aspetta. Tipo Eldorado, esatto. Se avete visto il cartone visto un adulto capisci quanto è zozza la tipa. C'ero? Ho visto bene Eldorado. E per di più è un gran film d'animazione. Purtroppo ho ricevuto un flop perché è uscito nel 2000, se non sbaglio, e in quel periodo andavano molto di più i film animati. Tipo
Shrek. Shrek è uscito nel 2001, l'anno dopo, e per la DreamWorks è stato un successo. Eldorado volevano fare un secondo capitolo, però hanno deciso di non farlo perché sostanzialmente non ha reso a livello economico. Bene. Qua ho fatto un po' più di punti. 93, ma affanculo. Devo fare più combo. Eldorado è tantissima roba, è bellissimo. Poi di più Eldorado, secondo me, è uno di quei pochi film dove ci sono due protagonisti, ma non c'è uno migliore rispetto all'altro. Cioè, Tullio e Miguel sono davvero bilanciati bene dal mio punto di vista. Allora, se non sbaglio, loro non li sto uccidendo per un motivo. Ovvero che se non sbaglio, adesso aspettate che non vorrei evitare di... No, scherzo, sono costretto a farlo. Peccato per la lattina blu. Scusate. Vaffanculo, volevo la lattina blu. Fatto togliere un po' di vita, però nulla di emozionante. Ecco qua il geco. Era da un po' che non ne vedevo uno. Mega Man, il mio preferito, quindi ricordiamo Shark Tale. Shark Tale non mi ricordo più. Cos'è che mi ha dato quel... Ah, un cristallo, qualcuno. Shark Tale non me lo ricordo più. Però mi ricordo sicuramente Mega Mind. Mega Mind, sapete perché è bello? Come per il Dorado, come per i giganti di ferro. Perché hanno fatto un solo film. Come disse Desmond Miles, la parte più difficile è capire quando mettere il punto fine di una storia. E secondo me questi film sono l'esatta descrizione. Ci sono pochi film che secondo me hanno un secondo capitolo migliore del primo, tipo Shrek. Shrek 2 è bellissimo, allo stesso livello del primo. Sono forse per sotto certi versi superiore. Bene. Allora, qua dobbiamo andare avanti e svitare sti fondi del merda. Certo che ho una tempistica. Ah sì, i vortici rendono tutti i nemici. Però non sono parabili. E adesso vi faccio vedere una cosa divertente. Sì, esatto, Will Smith faceva la voce del pesce. Questo mi ricordo. Vi faccio vedere una stanza nascosta, un famoso livello nascosto. Eccolo qua. E andiamo dove? All'isola segreta. Tiziano Ferro fa protagonista, che l'avrebbe mai detto? Beh, comunque sì, visto il gioco conosco tutto. Thank you.
FaviJ, chi è Ratchet? Non mi ricordo più. Comunque a me sta cosa che chiamano le persone famose a doppiare mi è sempre stata sul cazzo. Cioè fare il doppiatore è difficile, quindi preferisco dei sconosciuti con una bella voce che hanno studiato piuttosto che i personaggi famosi chiamati tanto per fare parti minori e tirare gente. Bene. Mo? Perché 78? Ma vaffanculo. Mi sono dimenticato dei punti, ho preso troppi danni. Sì, anche i doppiatori lo dicono, sì. Comunque mezzanotte e un quarto vi direi di stopparci, perché sennò... Il vantaggio è che salgo in automatico, quindi noi siamo assolutamente a posto. In un video di Maurizio Merluzzo, un inviato diceva: far doppiare le guest star è un insulto a noi che doppiamo lo spettatore che pensa che sia una merda. Sono d'accordissimo. Come sono anche d'accordo che fare i remake dei classici Disney sia una cazzata. Mio parere personale, ovviamente, se non si fosse capito. Comunque, boh, raga, detto questo, direi che la live è andata bene. Per una volta non abbiamo avuto problemi tecnici grossi, il che è incredibile. Vediamo la prossima volta, dai, lunedì prossimo. Che ne dite? Sì, infatti, bello, non siamo abituati più a non avere problemi tecnici, sono d'accordo. Dai, grazie per aver partecipato. Comunque, quando finisco Rayman, se notate, sono abbastanza veloce. Io penso realisticamente che in altre tre live lo finisco. Se finisco Rayman, poi riprendiamo Bully. Ah, ciao Mr. Inve. Non ti avevo visto, scusami. Comunque sì, prendiamo Bully appena finisco Rayman. Tanto Rayman è davvero veloce. E poi, boh, cioè vedete anche voi che mi piace parecchio, quindi vado giù violento. Bene, raga, buonanotte. Ciao.